Della situazione di mercato attuale abbiamo già parlato ampiamente negli scorsi video. Parliamo di un momento flagellato dall'impossibilità di soddisfare la domanda dai principali produttori e vittima di veri e propri approfittatori che acquistano, tramite bot o tramite altri mezzi, i pochi pezzi in commercio per poi rivenderli a prezzi maggiorati. Oltre a tutto questo, i gamer devono fare anche i conti con i miner, i quali dopo l'impennata di valore delle monete virtuali più celebri come Bitcoin o Ethereum soprattutto, hanno fatto di tutto per acquistare il maggior numero di prodotti, spostandosi addirittura sui notebook in certi casi. A tutto questo, Nvidia ha deciso di porre rimedio cercando di mettere un po' i bastoni tra le ruote ai miner che desiderano acquistare il maggior numero di GeForce RTX 30 e 60, visto il lancio imminente della scheda datato 25 febbraio, e che lascerebbero di conseguenza i giocatori senza nulla tra le mani o comunque con poca roba. Infatti, tramite un messaggio pubblicato sul proprio blog, la compagnia californiana ha annunciato che, allo scopo di rendere le schede meno attraenti agli occhi di coloro che vogliono effettuare mining con esse, sono state effettuate delle modifiche ai driver, i quali saranno in grado di rilevare determinate caratteristiche dell'algoritmo per il mining della criptovaluta Ethereum e in qual caso ne ridurranno l'efficienza di circa il 50%, limitando l'hash rate. Questa operazione è stata effettuata ovviamente per permettere alle schede di essere acquistate più facilmente dai videogiocatori, i veri destinatari del dispositivo, i quali la sfrutteranno per far girare al meglio i propri videogame e usare tutte le feature che il prodotto mette a loro disposizione, come le tecnologie DLSS, effetti di ray tracing in tempo reale, reflex e tanto altro ancora. In contemporanea, Nvidia, per soddisfare le esigenze specifiche dei miner, ha annunciato CMP, Cryptocurrency Mining Processor, una linea di prodotti professionale, venduta tramite partner autorizzati, ottimizzata per le operazioni di mining e priva di uscite video, consentendo così anche un miglior flusso dell'aria. Inoltre, i prodotti CMP avranno tensioni e frequenze di clock più basse in modo da aumentare l'efficienza energetica. Questa mossa, in teoria, dovrebbe riuscire a limitare un po' l'impatto dei miner sul mercato delle schede video destinate ai giocatori. Insomma, una gran presa di posizione da parte di Nvidia nei confronti delle sue attuali schede video e future, chiaramente, che potrebbe essere seguita a ruota chiaramente anche dagli avversari, dai diretti competitor, diciamo. Fatemi quindi sapere, ragazzi, cosa ne pensate di questa nuova idea da parte di Nvidia nei confronti del mining e tutto quello che volete qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo come al solito nei prossimi giorni con tanti altri video ancora.